Signori, ci siete? Io sono pronto, e voi? Avviene prima la filtrazione del sangue nel glomerulo, questo qua. Poi avviene il riassorbimento avviene qui, va bene? Nei capillari peritubulari, qui avviene il riassorbimento. E che cosa viene riassorbito? Il glucosio, gli amminoacidi e le vitamine. Di aumentare l'interazione che ci può essere tra di loro e quindi di facilitare la rottura delle strato, saccarasi, amilasi, lipasi. Agiscono da soli, ma hanno bisogno di alcune sostanze che li aiutano, che prendono il nome di cofattori o coenzimi. In genere il termine cofattore si riferisce a degli ioni associati alle proteine enzimatiche, come ioni calcio, ioni sodio, eccetera. Sta preparando il pane azimo. Ma perché essere diversi è un fatto positivo? Perché se cambiano le condizioni dell'ambiente in maniera drastica... Chi si può adattare e chi non si può adattare? Chi si adatta è quello... Bravissima! Allora, la variabilità genetica serve proprio a questo, a migliorare le possibilità di adattamento di una specie a che cosa? Ai cambiamenti dell'ambiente. La mitosi non genera variabilità genetica, determina cellule, si formano cellule identiche alla cellula madre. Identico alla madre, quindi è una riproduzione asessuata. Esempio, io mi faccio male su un dito, mi scortico il dito, a un certo punto iniziano i processi di cicatrizzazione, le cellule che si formano sul mio dito sono praticamente identiche alle cellule adiacenti. Solo una può essere è fertile, va bene? Invece nella spermatogenesi, quanti spermatozoi si producono? Quattro. E sono tutti e quattro fertili. Mi sai dire qual è la formula molecolare dell'acido piruvico? Posso dire? Sì. CH3? Sì. COH-CO2? No. No, CH3 va bene. COOH va bene perché è un gruppo carbossilico e quindi è un acido e si riconosce dal fatto che possiede un gruppo carbossilico. Ma poi non è CO2. Ma tiene un doppio legame con l'ossigeno, quindi è CO legato con doppio legame. Che doni sempre nel mezzo. Perfetto, bravi. Allora, nelle aldeidi il gruppo carbonile sta all'estremità, nei chetoni invece il gruppo carbonile sta in posizione intermedia.